Questo programma è offerto da Banca dell'Adriatico, vicini a voi. L'importante è provarci, c'è sempre una prima volta per qualunque cosa. C'è la prima canna, c'è il primo bicchiere di vino, c'è la prima volta che si fa l'amore e c'è la prima volta che si apre un libro e si prova a leggere tra le righe, lasciandosi rapire, come se fosse la prima volta che si fa l'amore, la prima volta che si fuma, la prima volta che ci si fa una canna, la prima volta di un bicchiere di vino. È assolutamente coinvolgente e l'emozione, credeteci, alla fine sarà molto superiore, anche perché dura di più. Beh, sono fortunato perché qui ai Libri di Pepe è arrivato Luciano De Angelis. Salve. Buonasera. Mi diceva, una persona estremamente schiva, che non le piace. Alla fine, cosa ha fatto Nicoletta? Le ha puntato una pistola per farla venire qui? No, ha continuato ad insistere. Ci abbiamo un ottimo rapporto, scrivo da tanto con Tracce, ma... E alla fine... Io penso che oggi questa è una società tesa più all'apparire che all'essere. Ed io non sono molto capace di apparire. Noi siamo una sorta di cavallo di Troia, siamo all'interno del piccolo schermo, quindi questo strumento estremamente veloce come media per fare proseliti sui libri e nella lettura. Quindi, se vuole, può essere complice di questa missione nella circostanza. La ringrazio per essere venuto qua perché lei è sia scrittore che poeta. Queste due cose come le gestisce? Perché spesso si dice che possano essere inconciliabili, anche se poi ci sono dei grandi... Ma diciamo che la scrittura, la narrativa richiede delle doti affabulatorie. L'unica qualità che mi riconosco è quella di saper raccontare... E gli spunti per quello che scrive? Gli spunti per quelli che scrivo... Parliamo adesso di narrativa, dopo semmai ci fermiamo un po'. Ma il mio primo romanzo, Un anno particolare, era un romanzo che narra la storia autobiografica di un bambino di 11 anni. L'anno particolare è quello che va dal settembre del 1943 all'estate del 44. Quell'anno terribile per l'Italia, ma in particolare per la nostra regione, l'anno, io lo chiamo, delle grandi fughe, perché nell'arco di pochi giorni Pescara ha visto l'Abruzzo, ha visto la fuga del re da Pescara, la fuga di Mussolini dal Gran Sasso, la fuga dei pescaresi per lo sfollamento dopo il bombardamento del, mi sembra, 13 settembre. E
E quegli avvenimenti che io ho vissuto come bambino di 11 anni, lo sfollamento, la ribellione del bambino, la creazione di fronte alle truppe che invadevano il paese, spesso rispetto all'ignavia dei nostri genitori, il formarsi di una banda, la banda dei fratelli della morte, che poi era una banda di due bambini, e quindi con episodi che possono fare solo i bambini, dal rubare i pigiami ai tedeschi, ma fino a rubare anche una pistola, li ho raccontati per tutta la vita, prima ai miei compagni di gioco, poi agli amici, poi a mia figlia, poi ai miei nipotini, per cui a un certo punto ne è uscito fuori un romanzo che però non era scritto come il ricordo di un adulto, di un anziano, ma con gli occhi del bambino di allora, perché le avevo tante volte raccontate che così sono uscite sulla carta. E sullo sfondo di questo libro, che potrebbe apparentemente sembrare per ragazzi perché è un libro di avventure, però scorre, c'è una carrellata su tutti gli episodi della storia pescarese di quell'epoca, la guerra partigiana, le persecuzioni naziste, gli stermini, la guerra che si è fermata per un anno qui in Abruzzo ad Ortona. Diciamo che è un libro di memoria. Poi mi sono messo a scrivere dei libri apparentemente gialli, ma in realtà non lo erano, perché sono dei thriller che approfittano dell'atmosfera accattivante del giallo, così come quel libro approfittava dell'atmosfera accattivante dell'avventura fanciullesca per narrare degli episodi della memoria storica. Così i miei thriller approfittano dell'atmosfera accattivante del thriller per raccontare la Tangentopoli pescarese, il delitto Fabrizi rivissuto in maniera fantastica, o l'altro libro, Lampi di luce nel buio, in cui c'è una ricerca della memoria, un giallo con assassini, eccetera, come al solito, per poi però tirare fuori il problema dei desaparecidos, della memoria storica dopo le stelle. Mi ricorda un pochettino il mio Pepe Carvalho. Certo, in questo senso sì. C'è la narrazione del thriller, del giallo, in quel caso, in un contesto sociale. C'è sempre questo contesto. Poi adesso ho scritto... Adesso, ecco, lo faccio a favore della telecamera. Luciano De Angelis nel labirinto, che tra l'altro questa è una storia molto particolare. Mi diceva solamente 100 copie, né? Sì, ho detto prima di pubblicarlo voglio sentire che ne pensano, perché ho trovato una tecnica narrativa che mi sembra originale, e quindi da questo punto di vista è un libro con molte... non dico presunzione, con sperimentale, a rischio. Sperimentale, a rischio, per cui in mano forse un altro potrebbe aver avuto risultati migliori, però mi piace, devo dire che questo libro mi piace. Sì. D'altronde bisogna la libertà innanzitutto, no? Dell'espressione. Allora ne ho fatte 100 copie che do in lettura ad esperti, a lettori, non sempre grandi critici, proprio a persone che però amano la lettura, che sono abituati a leggere, andare in libreria, a comprare un libro, cominciarlo a leggere e metterlo da parte perché non gli piace. Per sentire, poi vorrei fare una tavola rotonda fra questi miei 100 lettori e sapere che cosa ne dicono. Un bel tavolone. e vedere che cosa ne dicono, che cosa pensano di questo libro. Un'anticipazione ce la può dare? Certo, il libro è un libro strano. Perché strano? Perché quando l'ho cominciato a scrivere meno di un anno fa, il tutto è partito da un'esperienza onirica. Ho fatto un sogno particolarissimo del quale al risveglio ho osservato un'immagine così vivida che ho deciso di
di metterci penna su carta, di fare un racconto. E di questo racconto poi mi ha preso la mano ed è diventato un viaggio introspettivo nel mondo dell'inconscio. C'è la sovrapposizione di dimensioni diverse, la dimensione costantemente, il vagare della dimensione del sogno con la dimensione della veglia, il visibile e l'invisibile, il reale e il fantastico. Si passa costantemente da questa dimensione in un'atmosfera costantemente onirica che pian piano fa emergere il problema di fondo che all'inizio non era nemmeno da me coscientemente, non era salita a un livello di coscienza, perché io in fondo ho scritto questo libro pagina per pagina senza un programma preordinato. C'è stata un'intuizione di partenza, mettiamola, neanche. No, quel sogno. Il sogno. Questo proprio. Sogno, la mia... in una città che dovrebbe essere Pescara, teoricamente, vedo un parcheggio sospeso sotto un avveniristico snodo viario, non ci sono mai entrato, c'entro dentro e mi trovo in un'atmosfera surreale che non sto qui a descrivere. Sì, assolutamente, anche perché non sarebbe anche giusto e corretto nei confronti di possibili. Però quello che voglio dire è che poi io pagina per pagina non sapevo quello che sarebbe venuto dopo, lo stesso finale. Sono stato invitato ieri in una scuola di Pescara, nel liceo psicopedagogico, dove ho avuto la fortuna di leggere un mese fa le poesie dell'altro mio libro, D'altro canto. Questo ne parleremo fra poco. E devo dire che è stato un incontro particolarmente gratificante, prima di tutto perché ho incontrato insegnanti di grande valore, in particolare Giancarlo Giuliani, che è anche un poeta che ha scritto un libro che io mi sono permesso nel mio piccolo di recensire, Liber Alchemicus, un libro veramente, veramente interessante, un poeta di grande valore, anche se c'ha, è rimasto in una sua piccola nicchia. E ho riscosso, sono riuscito a comunicare così bene con questi 150 ragazzi, anzi erano quasi tutte donne in verità, che la cosa mi ha molto gratificato e mi hanno rinvitato di nuovo perché avevano voluto leggere questo libro e si erano poste delle domande, soprattutto per il finale imprevisto. In fondo aleggia sempre nell'andamento del testo questa atmosfera onirica che lascia mano a mano emergere il problema della duplicità che c'è in ognuno di noi, della presenza di personalità, a volte di persone diverse all'interno di ognuno di noi, persone che a volte personalità che non si conoscono, si ignorano o qualche volta invece sono in aspro conflitto fra di loro. Ci ha messo del suo, della sua esperienza personale o ha fatto l'affabulatore? No, c'è il libro, anche questo, sono io, l'io narrante sono io. Però quando le parlavo di originalità, cioè non di qualità, ma di originalità perché credo che sia una cosa nuova, l'unico dato razionale nell'andamento di questo libro, perché tutto il resto è sogno, fantasticherie che si alternano invece bruscamente con la realtà, l'unico è che quindi sono quasi venute spontaneamente, non preordinate, l'unico fatto razionale è che mi sono servito per questo viaggio introspettivo nel mondo dell'inconscio, mi sono servito come canovaccio delle mie reminiscenze letterarie. In parole povere, il libro si dipana attraverso tanti libri che vanno da libri dai Promessi Sposi alla Divina Commedia, passando per Grisham,
Quindi o per Stephen King, Camus, per finire con Kafka e Il processo, e ci sono, e Il castello, e ci sono brani integralmente ripresi, per cui è un libro pieno di note. La descrizione sembra quasi la descrizione del castello, con le situazioni certo, infatti. E io divento di volta in volta il protagonista di uno di questi libri, e divento il capo del castello e del processo, e a volte riporto dei brani integralmente citati con la nota dei vari libri, usati in un contesto magari diverso. Una sperimentazione, cioè è proprio sperimentale. Non so se sono riuscito a ottenere. Le ha data soddisfazione comunque scriverlo, che poi è l'aspetto più importante. Innanzitutto, dopo chiaramente il riscontro del pubblico. Uno scrive perché certe volte mi dico: non scriverò mai più, me lo sono detto per un anno. Non scriverò perché non avevo nessun istinto. Poi ho questo sogno, ricomincio a scrivere, e quando scrivo non mi so fermare, non so più leggere un libro, riesco a fare. Io sono, non sono un erudito, io sono, però, diciamo, un modesto tuttologo, cioè ho avuto sempre la voglia, il desiderio della conoscenza e di provare la mia capacità che è quella, a mio avviso, di tutti gli uomini, di provarsi e di ottenere dei risultati in qualunque attività si tenti di fare. Però la mia non prestanza fisica mi ha portato fin da giovane a provare tutti gli sport, a fare anche gli sport più estremi, così come ho voluto provare a dipingere, a scrivere. Certo che non ho ottenuto risultati in nessun campo. Però ci ho provato sempre. Lo dico come una battuta, dipingo, ma sono conosciuto fra i pittori come tennista, fra i tennisti sono conosciuto come poeta, fra i poeti come alpinista, fra gli alpinisti come subacqueo. Ognuno mi conosce perché è bravo nell'altro campo, perché conosce la mia mediocrità nel campo. Però penso che questo faccia parte, dovrebbe far parte della sete di conoscenza di ogni uomo, insomma. Quindi anche la lettura, l'importante non è necessario essere onesto. Io ho scritto in un libro: a me l'erudizione dalla claustrofobia, rifuggo la saggezza di chi non ha incertezze, per cui, ripeto, ci sono dei periodi che scrivo e non leggo, dei periodi che leggo delle cose importanti, rileggo i testi della mia giovinezza, me li rileggo, dei periodi che invece dico la libertà di amare Pratt e della Francesca, e se sono triste, anche la libertà di leggere un thriller spazzatura. E quindi, cioè, assolutamente, quella è la libertà fondamentale. Poi l'appetito, certo, viene girandosi intorno e assaggiando, come diceva prima. Diciamo, era giusto parlare anche di quest'altro aspetto. D'altro canto, una raccolta di poesie che le ha dato grandi soddisfazioni. Sì, parliamo la prima volta della poesia, innanzitutto, certo, per lei. La poesia è i fari che mi hanno condotto. Io sono molto vecchio, quindi questo vuol dire che le esperienze che mi hanno formato risalgono alla notte dei tempi. I fari che mi hanno guidato nella per uscire dalla notte sono Ungaretti, con la sua scoperta di una poesia nuova, la sua rivoluzione, le sue, quasi uno stillicidio di parole, di lettere, di parole su una pagina, per cui una parola, anche un avverbio, acquista dignità a sé stante. E Montale, di cui condivido il pessimismo, il male di vivere, che ammiro per la sua
capacità di comunicare una incomunicabilità. Questa è la grande dote di Montale, comunicare un'incomunicabilità magari con la simultaneità del fisico e del metafisico. Questi sono i miei fari. Comunque, per intuire fino in fondo quello che sta lui dicendo, io consiglio ai telespettatori di leggere Montale e si capisce. Dove, certo. Perché descrivere è sempre un po' difficoltoso. Certo. E così dico, ho sempre fatto una poesia di tipo introspettivo, una poesia che fosse un'analisi, un'autoanalisi del mondo interiore. Una poesia spesso etica, a volte anche un grido di dolore, di indignazione contro la fine della speranza, la fine delle illusioni che oggi domina la nostra società e che ci costringe spesso, ad una soggezione inerte a un potere unico, a un pensiero unico, perché omologa le culture. Noi spesso crediamo che il fatto di la velocità della comunicazione ci renda più liberi. Ci illudiamo che, siccome sappiamo in presa diretta, minuto per minuto, quello che succede nell'altra parte dell'universo, quindi noi abbiamo conquistato una moderna democrazia del sapere, ma è una sola semplice illusione, perché a mio avviso l'eccesso della comunicazione mass mediatica è l'opposto della conoscenza, perché in realtà poi ci viene fatto sapere in presa diretta quello che ci vogliono far sapere. In realtà non conosciamo, c'è un grande fratello, un pensiero unico. O comunque un rischio maggiore, dico sempre, è quello di rimanere in superficie, certo, della notizia, dell'informazione, senza andare nella profondità della conoscenza, che è un aspetto, in questo caso, per esempio nel caso del suo Nel labirinto, quasi una ricerca introspettiva. Certo, è una cosa un po' diversa. Per lei scrivere scrittore o poeta è come essere alpinista, tennista, certo. Tutto è importante in questa miscellanea che rappresenta De Angelis? Io penso di sì. Quando ho scritto D'altro canto nel 2004, io non riuscivo a staccarmi per scrivere, ma così mi è successo anche quando scrivo romanzi. Io sono una persona schiva, però quando sono fra gli amici mi piace raccontare, parlare, ho delle doti affabulatorie e queste le trasferisco nella narrativa. Nella poesia mi lascio seguire dal mio pessimismo, dalla mia malinconia. È un'altra corda che si muove. È un'altra corda. Ho scritto anche poesie d'amore, come l'hanno scritte tutte, ma le ho scritte sempre nel momento del dolore, del distacco, della perdita. Perché quando sono allegro non scrivo poesie, vado a giocare a tennis, in montagna. O va al subacqueo. Esatto, vado sott'acqua. Perfetto. Ascolti, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante perché come ogni settimana c'è l'amica nostra qui di Paola dell'Edison Bookstore che ci consiglia qualcosa da leggere. Ascoltiamolo e poi le battute conclusive con De Angelis. Bentornati alla libreria Edison di Pescara in via Carducci. Il libro che vi presento oggi è Il volontario di Marco Patriciaelli, la terza 2010, pagine 303, costo 20 euro. Questa è la storia vera di un intellettuale polacco, ufficiale di cavalleria, Witold Poleski, fondatore di un esercito clandestino anti-hitleriano. Siamo nel 1940 a Varsavia, si fa arrestare eroicamente dalla Gestapo durante una retata, essendo in possesso di documenti falsi, e scopre la dura realtà orribile dei lager. Missione della sua vita sarà creare una rete all'interno e all'esterno dei lager per aiutare chi vi è rinchiuso e far filtrare all'esterno notizie relative a quanto vi accade.
Purtroppo morirà dimenticato da tutti, ancora oggi la sua famiglia non sa dove effettivamente è sepolto. Speriamo che attraverso questo libro si renda giustizia a questo eroe. Arrivederci, buona lettura a tutti dalla libreria Edison di Pescara. Luciano De Angelis, che abbiamo qui in trasmissione, non è facile metterla davanti a una telecamera, un po' alla volta comunque si scioglierà e comincerà a essere affabulatore non solamente tra i suoi amici o davanti alle ragazze dello psicopedagogico qui di Pescara, ma magari anche davanti al piccolo schermo, glielo auguriamo, anche perché magari sarà più bravo di me a trasmettere o di tanti altri a trasmettere ai nostri telespettatori la passione per la lettura, che è quell'occasione che ci permette di andare oltre quella superficie di cui parlavamo prima, mediatica, contemporanea, per cercare una profondità anche all'interno di se stessi e nella nostra indole, nel nostro spirito. Allora, lei stava dicendo che ha messo così a testare tra un centinaio di suoi amici nel labirinto, le ha pubblicati solo per loro, aspettiamo con ansia che anche noi possiamo, noi altri mortali, possiamo provare questa sua esperienza, magari anche condannarla e poi bocciarla, certo, sta nella nostra certo. libertà. Comunque le prometto che non lo brucerò eventualmente il suo libro. E sta lavorando tutto, si sta dedicando tutto su questo aspetto, nel labirinto, oppure già sta scrivendo qualcos'altro, sta pensando di scalare, che ne so, qualche vetta? Come al solito, il labirinto l'ho terminato da mese, quindi ne ho fatte queste copie. Quando si finisce un libro, qual è la prima sensazione? Quando ha appena finito di scrivere un libro, qual è la sua prima sensazione? Certe volte di frustrazione, perché fra l'altro scrivere un libro è un conto, rivederlo è un lavoro terrificante, perché saltano fuori errori, inesattezze, lo si deve rileggere 1, 2, 3, 10 volte, spossante, chiedere proprio l'aiuto di persone care che lo rileggono a loro volta, per cui certe volte si perde il contatto con il senso del libro. E poi c'è l'angoscioso senso di insicurezza, che ho fatto, perché poi uno in libro si dice che lo si fa per sé, la maggior parte dicono così, però sì, è un metodo un po' narcisistico. Il libro, così come una poesia, lo si fa per comunicare le proprie esperienze, le proprie emozioni, i propri dubbi, le proprie debolezze, e quindi è anche un atto di coraggio, soprattutto nella poesia. E poi Montale diceva che un libro, un poeta, non sa mai e forse non lo saprà mai se troverà un destinatario. E l'augurio che uno si fa è sempre la ricerca di un destinatario. Ma ecco, vede, per uno che non ne fa una professione della scrittura, ma che lo fa come un'esigenza dello spirito, il sapere che c'è stata una persona con cui si è riusciti a comunicare, una persona che ha capito il suo messaggio, è forse la gratificazione più grande. E quando io ho visto quelle ragazze del liceo psicopedagogico che con gli occhi brillanti mi chiedevano ma perché, ma per come, perché quel finale, eccetera, cioè ero riuscito ad interessare un giovane, perché poi alla fine sono i giovani la parte più importante della nostra società. Io vivo, mi trovo bene solo con i giovani, solo con loro mi sento ancora vivo. E stimolare la loro curiosità è una grande cosa. È una grande cosa, perché io continuo a dire che loro solo possono cambiare questa società turpe che la mia generazione e quella dei loro padri gli hanno cucito addosso. E quindi se riusciamo a distoglierli da questo pensiero unico che li martella in maniera spesso subdola da tutti i mezzi, se ci sono persone che lo tentano, anche se non ci riescono, vorrei che fossimo in tanti, e forse
avremmo raggiunto un traguardo esistenziale importante. Io colgo la palla al balzo, la ringrazio per essere stato ospite qui in trasmissione e mi rivolgo subito ai telespettatori. Non è necessario che siate giovani, chiaramente se si è giovani si è più portati a seguire una certa curiosità, essere stimolati magari da un incontro e da una lettura come questa di Luciano De Angelis, però qualunque età abbiate, in qualunque momento della vostra giornata e della vostra vita avete uno straordinario potere, quello del telecomando. Accanto a voi c'è un libro, provate a sfogliarlo, dedicarvi a una buona lettura, uccidete il piccolo schermo e provate ad andare in profondità. Noi torniamo la prossima settimana, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Banca dell'Adriatico, vicini a voi.